E un Pescara a misura di Silvio Baldini, quello che il presidente Sebastiani e il DS Dell'Icarri vogliono consegnare al neotecnico biancazzurro. Tanti calciatori che il Pescara sta acquisendo, si è avvicinato o sta trattando, hanno già lavorato in passato con l'allenatore di massa, in particolare nei suoi quasi 4 anni a Carrara o nell'anno della promozione in B a Palermo. Non è dunque un caso che siano in chiusura giocatori come il difensore centrale, all'occorrenza terzino Andrea Accardi, e l'esterno Accursio Bentivegna. E non è un caso che tra gli obiettivi principali per il centrocampo ci siano l'ex Palermo Jacopo Dall'Oglio, ora di proprietà dell'Avellino, sia Samuele Damiali, che è tuttora di proprietà del club rosanero, così come c'è un forte interesse per il centrocampista offensivo Giovanni Foresta. E per la porta, in caso di partenza di Prizzari, tra i profili attenzionati torna di attualità l'eroe dei playoff del 2022, quel Samuele Massolo, già seguito dal Pescara la scorsa estate. Tra le partenze, dopo quella di Di Pasquale a Crotone e quella probabile di Cuppone con l'audace Cerignola in pole position, Dell'Icarri a breve potrebbe definire un'altra operazione, la cessione del centrocampista Denis Manu al Cardiero Terme, neopromosso in Serie C. Il giocatore classe 2003, originario del Ghana e nativo di Chiari nel Bresciano, ha avuto una stagione difficile dove non ha avuto grande continuità. Prima parte al Pescara, 10 presenze e 2 gol in Coppa alla Fermana, seconda in prestito al Pineto con 15 presenze, 25 totali di cui solo 13 da titolare. Ora questo avvicinamento a casa nella speranza di svoltare, e mentre si sta per aprire la stagione, domenica pomeriggio ci sarà la presentazione di Baldini, lunedì mattina la partenza per il ritiro di Palena, nei giorni scorsi con un nuovo comunicato dai toni molto duri i gruppi organizzati del tifo del Pescara hanno fatto sapere che la protesta contro il presidente Sebastiani prosegue. I tifosi hanno anche parlato col sindaco Carlo Masci. Abbiamo ritenuto opportuno e doveroso, hanno scritto, far capire, qualora ce ne fosse ancora il bisogno, il nostro malcontento anche a Palazzo di Città. L'incontro con le istituzioni è stato semplicemente un altro passo di un cammino che si arresterà solo quando Daniele Sebastiani andrà via e tutte le prossime iniziative saranno comunicate in tempi brevissimi affinché ancora una volta il popolo pescarese possa compattarsi.